Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Una buona giornata dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. Sciopero generale contro la legge di bilancio indetto per 4 ore, ma molte categorie lo hanno esteso per l'intera giornata. Mezzi pubblici garantiti nelle fasce orarie consuete. E ieri mattina all'alba l'operazione della Guardia di Finanza di Cuneo, che ha portato all'arresto con l'accusa di corruzione, appalti pilotati, truffa ai danni dello Stato e falso i sindaci dei comuni del cuneese di Vezza d'Alba e di Montaldo Roero. L'omicidio di Massimo Melis, Luigi Oste, condannato all'ergastolo. Il barista dell'Angelo Azzurro era innamorato di Patrizia Cataldo e non si era rassegnato ad essere stato da lei respinto. È stato difficile, Massimo è sempre con noi e finalmente giustizia è stata fatta, ha commentato Maria Rosaria, la madre della vittima. A Torino scoperta una fabbrica del falso, 2 denunciati. Nel corso delle operazioni sono stati inoltre rinvenuti migliaia di imballi, etichette e loghi utili al successivo confezionamento e numerosi prodotti medicinali pericolosi destinati alla vendita. È morto Giorgio Falcetto, il medico di Biella aggredito con un'ascia nel milanese. Il 76enne era stato ferito da un pregiudicato dopo una lite a Biella, era stato primario di chirurgia e consigliere comunale. E chiudiamo con il calcio, l'infortunio di Bonucci che salterà l'Arsenal. Il difensore bianconero verrà rivalutato tra 10 giorni, per lui quindi niente amichevole sabato contro l'Arsenal. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.